La piccola nube di Magellano è una galassia satellite della Via Lattea, situata a una distanza di circa 200.000 anni luce verso la costellazione australe del Tucano. Questa piccola galassia compagna sembra uno stadio di sviluppo più precoce rispetto alla nostra galassia, in quanto possiede meno elementi chimici pesanti, elementi che vengono forgiati nelle varie generazioni di stelle attraverso la fusione nucleare e le esplosioni di supernova. Poiché la polvere cosmica è formata da elementi pesanti come silicio e ossigeno, gli scienziati si aspettavano che la piccola nube di Magellano mancasse di quantità significative di polvere. Tuttavia, due nuove immagini del telescopio spaziale Webb rivelano un'ampia zona di polveri all'interno di questa regione. In questa immagine di falsi colori di NGC 346, la zona di formazione stellare più ampia e luminosa all'interno della piccola nube, i filamenti blu tracciano l'emissione da materiali quali silicati e idrocarburi policiclici aromatici, mentre l'emissione rossa più diffusa brilla a causa del riscaldamento prodotto da stelle luminose massicce presenti nel cuore della regione. L'arco che si nota al centro verso sinistra può essere il riflesso della luce della stella vicina al centro dell'arco. Infine, diverse macchie luminose e filamenti segnano aree con un numero abbondante di protostelle. I ricercatori hanno rilevato oltre 1000 fonti di luce puntiformi, la maggior parte delle quali giovani stelle ancora incorporate nei loro bozzoli di polvere. In questo video vengono messe a confronto tre immagini della stessa zona, la prima ripresa dal telescopio spaziale Hubble nella banda visibile, le altre due dal Webb nel vicino e medio infrarosso. L'immagine in luce visibile di Hubble è piena di migliaia di stelle, nonché di nubi di idrogeno e ossigeno colorate di blu. Nell'immagine del vicino infrarosso di Webb, il rosa rappresenta l'idrogeno energizzato, mentre l'arancione l'idrogeno molecolare denso. L'immagine nel medio infrarosso, sempre di Webb, evidenzia macchie luminose di formazione stellare, emissione rosa diffusa da polvere calda e filamenti blu di materiale polveroso e fuligginoso. Combinando i dati di Webb sia nel vicino infrarosso che nel medio infrarosso, gli astronomi sono in grado di fare un censimento più completo delle stelle e delle protostelle all'interno di questa regione dinamica. I risultati hanno implicazioni per la comprensione delle galassie come esistevano miliardi di anni fa, durante un'era nell'universo nota come mezzogiorno cosmico, quando la formazione stellare era al suo picco e le concentrazioni di elementi pesanti erano più basse, proprio come si osserva nella piccola nube di Magellano.